Floriano, con il quale ci siamo incontrati e scontrati anche in consigli comunali passati, però erano altri tempi, tempi veramente in cui c'erano i valori che prevalevano. E beh, io devo dire che quando hai fatto, ad esempio, prima mi è venuto in mente che Portogallo è come una campagna, che c'è stato un periodo in cui era abbastanza bella, coltivata, florida, poi lentamente è cominciata ad arrivare la gramigna, e la gramigna non si vede all'inizio, ma lentamente cresce, e credo che oggi quello che è la situazione di Portogallo è proprio quella di essere una città occupata da una gramigna che ha occupato tutto, che è presente ovunque e che condiziona ovunque le scelte, le attività. L'avere un campo con la gramigna vuol dire avere un campo che non produce. Uno può coltivare, può lavorare, può, però finché c'è la gramigna non riesce ad avere i prodotti. È quello che sta succedendo a Portogallo, che nonostante il sindaco abbia detto l'altro giorno 100 milioni di euro sono arrivati in questi anni a Portogallo, io non li ho visti. Cioè, dove sono andati questi 100 milioni di euro? Dov'è il vantaggio per i cittadini di questi milioni di euro che sarebbero arrivati? Allora c'è una considerazione da fare, che non, in politica non basta fare. Cioè, la politica non è l'arte del fare, è l'arte del fare bene, è l'arte del fare per i cittadini, è l'arte del non sprecare. Perché quando un'amministrazione ha avuto la fortuna di avere tanti milioni che sono arrivati nel territorio e non si vedono, vuol dire che li ha sprecati, vuol dire che ha fatto piste ciclabili sbagliate e poi le ha rifatte, vuol dire che ha fatto rotonde magari chiudendo dei fossi e dimenticandosi che poi magari quelli erano dei canali consorziali di bonifica e quindi adesso bisogna buttare su tutto perché bisogna allargare. Cioè, moltissime delle operazioni fatte sono state fatte senza avere, diciamo, senza aver ascoltato i cittadini. Un esempio molto semplice, non siamo noi che giudichiamo, un cittadino che in 20 anni ha giudicato questa amministrazione. E qual è il giudizio? I cittadini che sono andati via da Portogallo. Cioè, tutta quella gente che da Portogallo è andata ad abitare, non a Milano, Torino, in Australia, no, a Teglio, Veneto, a Fossalta di Portogallo, a Concordia, a Pramaggiore, cioè nei comuni limitrofi, dove quindi le condizioni sono le stesse di Portogallo teoricamente. Quindi si sono andati ad abitare là, si sono andati a costruirsi le case là, è perché chi amministrava Portogallo non gli ha dato le condizioni di costruirsi le case. Quindi vuol dire che ha sbagliato politica, perché se io, i miei cittadini non rispondono alle loro esigenze, vuol dire che ho sbagliato politica. E la stessa cosa succede anche nelle attività imprenditoriali, che sono uno giudica un'amministrazione da quello che l'amministrazione dà, dalla casa ai cittadini, dai servizi e dal lavoro. La casa non l'ha data perché abbiamo visto che se vanno via ad abitare e poi nel centro storico abbiamo un migliaio di abitazioni chiuse, forse vuol dire che la logica che ha guidato l'amministrazione non è stata la logica di dare il servizio ai cittadini, di essere un amministratore al servizio dei cittadini, ma probabilmente la logica è stata quella magari dell'immobiliare, che va benissimo perché l'impresa è giusto che ci sia, che produca, ma l'impresa deve lavorare negli interessi anche dei cittadini, oltre che di se stessa. La cosa è ancora peggiore poi quando parliamo di economia, dove mentre le nostre imprese uscivano a Portogallo e andavano a chi a San Michele, chi a Guaro, quindi la stessa immigrazione, abbiamo costruito la Pirelli Rai, cioè un immobiliare che ha fatto un intervento in un'area strategica come era quella dell'ex ENI, che è praticamente vuota. Quindi vuol dire che la logica che ha guidato questa amministrazione non è stata la logica di ascoltare i cittadini, ascoltare gli operatori e dare le loro risposte. Cosa dovremmo fare noi? Nell'amministrazione, lo ha detto, scusate, ma questi giorni, cioè l'amministrazione deve prima di tutto sentirsi al servizio e quindi ascoltare, guardare quali sono i problemi, affrontarli assieme e cercare delle soluzioni. Cioè, per la casa dovremmo, se la gente va via, dovremmo capire perché è andata via.
e quindi cercare i correttivi, in questo caso nella una corretta gestione degli strumenti urbanistici. Se gli imprenditori sono andati via, vuol dire che c'era qualcosa che non funzionava, dovremmo capire, e quindi mettere in piedi i correttivi, perché se continuano ad andare via le imprese, il paese si impoverisce. Portogruaro, noi ci arrabbiamo sempre perché San Donà ci porta via, ma Portogruaro ha meno abitanti di 20 anni fa, perché il numero totale è lo stesso, ma 1500 sono extracomunitari. I portogallesi sono meno di 20 anni fa. San Donà è arrivata a 42-43 mila abitanti. Cioè, quindi da una parte abbiamo chi cresce, dall'altra abbiamo noi che siamo rimasti fermi. Allora, è evidente che se non riusciamo a mantenere i cittadini e a mantenere le imprese, è chiaro che il paese si indebolisce ulteriormente. Allora tutte le iniziative che vengono a Portogallo non sono più iniziative imprenditoriali, ma diventano iniziative immobiliari. Io credo che quando Alessandro diceva il paese degli affari, è vero, cioè Portogallo in questi anni è diventato il paese degli affari immobiliari e non delle attività. Allora, la prima cosa che dovremmo fare come amministrazione, io sono convinto che ce la facciamo perché c'è la forza dei partiti dietro di noi, cioè noi non rappresentiamo un gruppo di amici al bar, rappresentiamo la Lega, che è il primo partito nel Veneto oggi, rappresentiamo il PDL, che è il primo partito a livello nazionale, rappresentiamo l'UDC, in questo caso nel caso di Portogruaro, che in fondo è la terza forza nello scenario italiano. Quindi abbiamo le forze politiche che rappresentano l'analisi dei problemi, perché le associazioni, gli amici a bar che costituiscono le liste di Bertoncello, ma sono tutti personaggi che difendono i piccoli interessi, l'associazione sportiva perché ha il piccolo contributo dell'associazione sportiva, l'associazione solidaristica perché ha avuto il piccolo contributo dell'associazione solidaristica, il Vivi su Maga perché gli ha dato il contributo, cioè, ma non è così che si fa politica. La politica si fa dimenticando gli affari personali, dimenticando gli interessi personali, vedendo i problemi assieme e cercando di mediare, di capire quali sono gli interessi collettivi.